Nel 2013 vince X Factor, giovane ma con molto talento e può vantare collaborazioni e testi scritti da Tiziano Ferro, Giorgia, James Blunt, Michele Bravi qui su Stile Libero. Sei pronto? Sono pronto, iniziamo. Dal web al palco, quanto è importante restare attivi sui social pur avendo una carriera già avviata? Ma è importante, però non è indispensabile, nel senso che poi il web ti serve soltanto per dialogare, per raccontarti, per tenere aggiornato, insomma, il tuo pubblico rispetto a quello che stai facendo. C'è chi preferisce farlo, c'è chi invece preferisce rimanere un po' più distante, un po' più riservato. Io ho trovato una grande possibilità di dialogo con chi mi segue, ma è importante soprattutto per capire tu che cosa stai facendo, come lo stai facendo, nel senso che poi se hai una risposta da parte di chi ti ascolta, insomma, a quel punto vedi che ti aiuta, insomma, a riflettere su te, a capirti, mettila così, ti aiuta a capirti. Nel tuo ultimo album scrivi e canti in inglese, diciamo che è quasi una novità, ma tra tutte le tracce del tuo album ce n'è una che ti piace di più o la senti più vicina? Ma probabilmente il primo pezzo che apre l'EP, insomma, è quello che è stato scritto per prima. È stato forse il pezzo un po' più sofferto, nel senso che ci ho messo quasi un anno a scriverlo, perché la strofa è venuta subito così di getto e non riuscivo a chiudere il pezzo. Ma perché di fatto la canzone parla di una crisi che tu hai con te stesso e della risoluzione di quest'ultima. Sono riuscito a scrivere la strofa, che è il momento in cui descrivi la crisi, nel momento in cui stavo poco bene. E poi, insomma, quando sono riuscita a ritrovare un attimo l'equilibrio e la tranquillità per dire ok, andiamo avanti, allora là è venuto fuori anche il ritornello. Quindi diciamo che è la canzone che più rappresenta questo che è stato un po' un mio percorso verso la serenità, che è tutto, insomma, che è sintetizzato in questo EP, diciamola così. Quindi è la canzone manifesto. Per quanto riguarda le tracce, quante ne troveremo, quali sono? Dacci qualche anticipazione. Ma allora, in realtà sono 7 tracce, credo. E no, sono tutti pezzi scritti da me, ma perché stavolta ci tenevo a presentare, insomma, qualcosa di mio, nel senso che nei vecchi progetti ho sempre avuto la possibilità di collaborare con grandi autori, con grandi artisti della musica internazionale, certo. Pure. Quindi, insomma, adesso avevo voglia di far capire agli altri quello che io ho imparato tramite queste collaborazioni, e quindi ho preso il mio taccuino e ho iniziato a scrivere. Per quanto riguarda il tour, parlaci in un attimo, illustracelo e invita chi ci segue, diciamo i nostri followers, a venirti a vedere. Ma in realtà il tour è il momento in cui l'album svolta, no? E quindi vive di una vita diversa, perché finché lo fai in studio è tutto bello, tutto perfetto. Però poi cantarlo insieme, insomma, è diverso, anche perché vedi quali sono stati i testi più sentiti, quale canzone la gente ha voglia di cantare insieme a te. Quindi è arrivato il momento, insomma, di vivere la seconda vita dell'EP. E no, è una sfida un po' con me stesso, perché di fatto è il primo tour che io organizzo, e quindi sarà una scoperta più per me che per il pubblico, quindi vediamo che cosa viene fuori. Io sono prontissimo. Come è stato collaborare, non dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista dei social, con i The Show e Sofia Viscardi? Ma allora, il fatto che io abbia collaborato con molti youtuber, creators, chiamali come vuoi, insomma, mi ha aiutato molto. Adesso non voglio sminuire né The Show né Sofia, però insomma ho avuto la possibilità di conoscere tante persone, quindi si è creato un po' questa famiglia molto, molto più ampia, e mi ha aiutato tanto a scoprire un po' un senso di libertà che avevo dimenticato col talent. Il fatto che il web sia uno spazio estremamente democratico in cui tu ti racconti, e se poi la gente ti segue, altrimenti parli da solo, di fatto. Quindi, insomma, ho scoperto questa voglia di costruirsi, questa totale libertà che tu hai, che implica, insomma, anche un grande senso di responsabilità, però un tuo perimetro in cui sei tu a scrivere le regole. Certo. Quindi mi hanno aperto la testa tanto, e mi hanno alleggerito rispetto a molte dinamiche che pensavo indispensabili. Quindi, insomma, mi hanno insegnato tanto. Ottimo. Io ti chiedo, come ultima domanda, chiamiamola così, un saluto a tutti gli amici di Stile Libero che ci seguono. Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Stile Libero. Ciao!